Ciao a tutti, benvenuti su AMF Channel. Oggi parleremo di una storia che sta facendo scalpore nel mondo degli influencer. Chiara Ferragni, la celebre imprenditrice digitale, sembra essere nel mezzo di una tempesta di guai. Dopo la controversa vicenda del Pandoro Pink Christmas, sponsorizzato da lei stessa, che le è costata una multa di oltre 1 milione di euro, ora affronta un nuovo colpo. Una nota azienda nel settore ottico ha interrotto il contratto di licenza per la produzione e distribuzione delle collezioni di occhiali a marchio Chiara Ferragni, citando violazioni contrattuali. Oggi, vi sveleremo i dettagli di questa vicenda che coinvolge l'influencer più famosa d'Italia. Chiara Ferragni, nota non solo per il suo successo digitale ma anche per le collaborazioni e sponsorizzazioni di alto profilo, sembra trovarsi in una situazione difficile. La crisi è iniziata con il Pandoro Pink Christmas, un evento sponsorizzato da Chiara Ferragni, che ha portato a una multa di oltre 1 milione di euro. Ma i guai non finiscono qui. Un'importante azienda del settore ottico ha ufficialmente interrotto l'accordo di licenza per la produzione e distribuzione delle sue collezioni di occhiali. Secondo l'azienda, questa decisione è stata presa a causa della violazione di impegni contrattuali da parte della stessa Ferragni. E le indagini continuano. Le fiamme gialle hanno acquisito documenti dall'antitrust per fare luce su questa intricata vicenda. La Guardia di Finanza, su incarico del procuratore aggiunto di Milano, sta cercando di capire se dietro questa storia ci sia davvero un errore di comunicazione, come affermato da Chiara Ferragni nel suo video di scuse, o se si tratti di una mescolanza tra attività benefiche e commerciali. Ragazzi, rimanete con noi fino alla fine, perché questa storia continua a evolversi, e cercheremo di tenervi aggiornati su AMF Channel. Ricordate di condividere le vostre opinioni nei commenti, e ci vediamo alla prossima. Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie.